film, capo protagonista. Mi è piaciuto tantissimo la professionalità dei ragazzi, proprio la professionalità che io ho, che è quella divertente, quindi c'era tanta energia, c'era divertimento, c'era simpatia, però senza mai perdersi da quello che era l'obiettivo finale, che era proprio la creazione dei prodotti di qualità. La scena che vedi strettamente è solo una. La prima è quando mi sono stato bavaglio e mi è uscito quel baffanculo più materiale, perché mi ha fatto male la Madonna, però che è servito lo scopo della situazione. La seconda è quando finalmente ho potuto accettare il modo attivo, ovvero quando ho preso il posto della porta figura e mi sono avvicinato quest'ultima parlando tutto il resto. Ed è stata la parte che mi ha messo. No, il posto era super interessante perché comunque al di là della location per il film aveva una serie di potenzialità pazzesche, tanto per scelta di fotografico o quant'altro. Quindi già io adoro perché la prima giunta è regia industriale, poi la presenza di graffiti, poi appunto il disagio, la sporcizia, ma anche la tensione stessa che il posto dava, perché comunque per me ogni paura c'era. Dato da incertezza di chi o cosa potesse girare i ritorni, almeno rende parte integrante fondamentale di questa opera. Allora, passione per i film, sì, cioè comunque intesa come il piacere di vedere delle belle opere, ma teatrali, non solo cinematografiche. Recitazione, ho scoperto quest'anno e facendo corsi di teatro che mi trovo bene sul palco come se fosse la mia naturale. Non ho potuto portare a termine tutto perché niente mi squassa, purtroppo mi stacco troppo. Però apprezzo tantissimo tutto ciò che è teatro, improvvisazione, perché è un po' quello che faccio tutti i giorni a scuola, entrare in classe e improvvisare in funzione degli umori, della situazione, dell'ambiente che trovo. Beh, la cosa più importante da sapere stasera, a mio avviso, e lo dico con tutto il cuore, è la Betty. Quindi a prescindere da quello comunque mi aspetto di divertirmi tantissimo, perché questa scena non la posso spoilerare, per un motivo, quindi non voglio spoilerare. Però avendo letto la sceneggiatura, mentalmente ho ripassato quella scena, come potrei farla, dove potrei farla, per renderla proprio meglio, perché wow. Ho voglia di farla e mi vedo attivo in una serie di cose che mi toccano dentro. È pronto per stasera quindi? Minchia sì. Allora, stiamo dando un giro per Palazzolo e specificatamente non lo so, però sicuramente in alcuni vicoli. In questo momento una scena molto cruda e cruenta, molto importante però nella nostra ripresa, ma niente spoiler ragazzi, lo vedrete soltanto nel cortometraggio. Adesso stiamo facendo l'ultima scena sul ponte di Palazzolo, sul Monio, e finalmente sono le 11:04. E siamo veramente tutti distrutti, anche perché fa un freddo della Madonna. No. Però ci sta uscendo particolarmente bene, siamo particolarmente felici sia di quello che sta uscendo, sia del fatto che è così finito. Ma comunque esperienza magnifica. Tanta roba. È già pronto? Purtroppo no. E adesso? No. E adesso pronto? No. Cazzo, dopo aver aspettato, bravo. Lo voglio vedere finito, lo voglio vedere. Questo è meno che parlo. Grazie. Buonasera, il mio nome è Martin Scorsese e stiamo girando un nuovo film che uscirà questo 2023,
E niente, ci vediamo alla prossima. Bella. Cazzo. Boom 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 boom. Profe, ma per entrare qua dentro c'è tipo una... No! Ma continua a filmare, scusa Sergio? Ragazzi, stasera Giroud ha fatto un errore imperdonabile e godo come un riccio per Amazon. Che cazzo di sasso di merda.